L'acqua, da sempre cornice impareggiabile del nostro paesaggio montano, ha costituito fattore essenziale di benessere per tutto il nostro territorio. Da questa constatazione, con il testo unico sulle acque del 1933, il legislatore partì per riconoscere ai comuni che possedevano corsi d'acqua sfruttati a scopo idroelettrico la legittima aspettativa ad un indennizzo a fronte di tale sfruttamento. Da qui prende forma il concetto di sovracanone. Nel dopoguerra, infatti, l'urgenza della produzione industriale aveva portato alla costruzione di nuovi grandi impianti idroelettrici e le popolazioni montane, coscienti che lo sfruttamento delle acque necessario per portare benessere al territorio nazionale avrebbe inevitabilmente comportato un impoverimento del loro territorio, posero come condizione una partecipazione alle entrate che queste ricchezze fornivano. In ragione di queste esigenze, nacque quindi, anche e soprattutto grazie all'operoso e fattivo impegno di alcuni parlamentari bellunesi, quali l'onorevole Riva e l'onorevole Corona, la legge numero 959 del 27 dicembre 1953, contenente una nuova disciplina sulle acque. In ottemperanza a tale normativa, il ministro per i lavori pubblici doveva individuare sul territorio nazionale i bacini imbriferi montani, dando la possibilità ai comuni compresi in ciascun bacino imbrifero montano di costituirsi in consorzio, obbligando i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, che sfruttavano le acque esistenti nel territorio dei bacini imbriferi montani, a versare un sovraccanone annuo ai consorzi così costituiti. In attuazione della legge 959 del 1953 nacquero dunque i primi consorzi organizzati su base provinciale. Tra gli altri, con riferimento al fiume Piave, vennero istituiti il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla provincia di Belluno, a cui aderiscono 67 comuni, quello della provincia di Treviso, cui aderiscono 34 comuni, quello della provincia di Udine, cui aderiscono 4 comuni, quello della provincia di Trento, cui aderiscono 6 comuni, quello della provincia di Bolzano, cui aderiscono 2 comuni, quello della provincia di Venezia, a cui aderiscono 6 comuni. Il consorzio dei comuni BIM Piave di Belluno nacque nel 1955 con un'intesa che portò alla divisione del territorio consortile in 3 ambiti, denominati vallate: Cadore Longaronese Zoldano, Agordina, Bellunese Alpago Feltrino. Verso la fine del 1956, dopo l'elezione degli organi consortili, il nuovo ente iniziò ufficialmente la sua attività con il preciso scopo, in ossequio all'articolo 1 della legge 959 e all'articolo 2 dello statuto del consorzio, di contribuire al progresso economico e sociale delle popolazioni. L'azione del consorzio dal 1956 al 1973 è incentrata in diversi settori sociali ed economici, quali opere pubbliche, istruzione pubblica, assistenza sanitaria ed ospedaliera, assistenza sociale, industrializzazione della provincia, piccola industria ed artigianato, turismo e commercio, agricoltura e zootecnia, attività e settori vari. Le somme investite per il totale delle opere svolte corrispondono alla considerevole cifra, in valore attualizzato, di 59 milioni di euro, indicativa degli sforzi effettuati per migliorare la qualità di vita delle popolazioni montane delle 3 vallate. In particolare rientrano in questa fascia di interventi la costruzione del nuovo ospedale civile di Belluno, con delibera del 24 febbraio 1959, e la costruzione della scuola alberghiera di Longarone nel 1972. Gli anni successivi, dal 1974 al 1982, sono ricchi di ulteriori elargizioni, che vedono fiorire opere nei settori dell'artigianato, della piccola e media industria, del turismo
e del settore scolastico, per un totale di 13 milioni di euro in valore attualizzato. Dal 1976 si ha una prima proposta da parte della SNAM di introdurre il metano per usi domestici ed industriali nella provincia di Belluno, limitatamente ad alcune zone. Ma l'investimento risulta oltre la portata del BIM e l'idea viene accantonata. Il 1983 porta ad una svolta storica nella storia del BIM. Infatti, l'11 marzo viene siglato un accordo con la SNAM e la Regione Veneto che prevede contributi per la realizzazione di un metanodotto, Pieve di Soligo Belluno, che porterà il servizio di metano in una parte della provincia di Belluno. Parte un grande progetto di investimenti che contemplerà tra gli anni 80 e 90, in primis, la ramificazione della rete metano nelle parti basse della provincia di Belluno. Per le particolari peculiarità geografiche del territorio, però, non si rende possibile la metanizzazione di tutto il bellunese. Così, nel 1994, si avvia un programma denominato di riequilibrio socio-economico, che comporta un investimento iniziale di 500 milioni, elevato poi a 1 miliardo di lire per i successivi 10 anni. Con questo progetto, non a caso definito di riequilibrio, il BIM decide di compensare in termini di investimenti locali i 33 comuni che non sono raggiunti dalla rete di metanizzazione. Le nuove evoluzioni a livello di normative comunitarie fanno sì che la soggettività giuridica del BIM risulti inadeguata. Ormai i tempi sono maturi per trasformare il consorzio di comuni BIM Piave, ente pubblico locale in base al testo unico del 1934, in consorzio azienda. Il nuovo statuto, che porta la data del 1999, consente al BIM di avvalersi di tutti gli strumenti organizzativi e gestionali tipici delle aziende speciali. Le ragioni di questa trasformazione non sono solo giuridiche, ma contemplano anche motivi quali la trasparenza nelle decisioni, l'agevolazione fiscale nel reperimento di fondi, l'unicità di intenti che è data dalla strutturazione in un unico organismo. Nel 2002 il legislatore impone ulteriori adempimenti ed il consorzio azienda cessa di esistere, dando vita a nuovi diversi soggetti giuridici per separare le attività di gestione del servizio da quelle di gestione delle reti. Nascono così, con intenti diversi ma con unici obiettivi di miglioramento economico e sociale del territorio, Consorzio dei Comuni BIM Piave, BIM Belluno Infrastrutture S.p.A., società che nasce per progettare e realizzare le reti di distribuzione del metano, BIM Metano Servizi S.r.l., società che si occupa dell'attivazione del servizio e della vendita del gas metano, BIM Gestione Servizi Pubblici, società che svolge il servizio di erogazione del gas metano, del ciclo dell'acqua e opera nei settori delle energie alternative. Tutte le società sono di proprietà dei comuni che ne esercitano il massimo controllo. Assieme a tali nuovi soggetti rinasce soprattutto il Consorzio BIM Piave nella sua forma giuridica originaria di ente locale. Il nuovo consorzio dei comuni BIM Piave ritorna alla sua missione fondamentale di supporto allo sviluppo economico e sociale del territorio bellunese, ponendosi innanzitutto quale incubatore di nuove iniziative. Gli ambiti di intervento che il consorzio persegue attualmente e che continuerà a perseguire nel prossimo futuro spaziano dalla produzione di energia da fonti rinnovabili ai servizi informativi territoriali, dalla diffusione della connettività a banda larga sull'intero territorio provinciale al risparmio energetico. Bisogna sottolineare che tutte le iniziative che il Consorzio BIM Piave intraprende sono volte a esclusivo beneficio dei comuni consorziati e delle popolazioni che risiedono nel territorio bellunese.